Nel 94, esattamente il 28 aprile 94, eh, per cui un po' di anni fa ho fondato la fototeca, che è la mia ditta che si occupa esclusivamente di restauro e conservazione del materiale fotografico. Mm, come avete letto nella mia presentazione eh, amo definirmi una restauratrice di trincea. Eh, per intenderci il paragone è mh, officina autorizzata Audi, meccanico in camice bianco, eh, officina del nostro amico meccanico in camice sporco di Morchia. Ecco, io preferisco stare, giocare nella squadra dei meccanici sporchi di Morchia. Anche perché la mia formazione, eh, che è stata una formazione proveniente da enti pubblici essenzialmente, il, la Centrica del Comune di Bologna e l'archivio fotografico della superintendenza dell'epoca, mi fa guardare con molto amore verso il patrimonio pubblico. Eh, infatti pochissimo abbiamo a che fare con collezionisti, cose che magari gli altri eh, restauratori di fotografie preferiscono eh, frequentare. Insomma. Um, cosa volevo allora? Ovviamente voi siete mh, addentro al mondo della fotografia. Eh, io normalmente faccio formazione a archivisti che non ne hanno un'idea, per cui ci sono più classici eh, ehm, equivoci anche sui termini. Quando parliamo di un daguerrotipo, molte persone intendono una fotografia dei primordi, invece no, il daguerrotipo è un'immagine eh, di un certo tipo, a quale peraltro io sono estremamente legata. Eh, eh, una, vi faccio una brevissima carellata di materiali che si trovano negli archivi fotografici con cui noi abbiamo a che fare quotidianamente, eh, appunto dalle immagini uniche, dagherotipi, ambrotipi o ferotipi, eh, a quello che è un po' la nostra passione, cioè gli, i, gli archivi di negativi, eh, negativi su lastra di vetro negativi su pellicola. E su pellicole di ogni genere e quando parliamo di negativi su pellicola eh, parliamo di un'epoca in cui la fotografia ha un'immensa espansione eh, non paragonabile certamente all'espansione eh, numerica che abbiamo avuto con l'avvento del digitale perché veramente con l'avvento del digitale lo scalino di produzione di immagini è stato di immagini, non di fotografie, eh, perché teniamo sempre ben separate le fotografie, che sono oggetti, dalle immagini che appunto sono, sono file, sono, sono cose un po' evanescenti. E, e, niente, Per cui la mia, la mia preoccupazione in questo momento storico è riservata non ai materiali più antichi, perché i materiali più antichi tutto sommato se la cavano bene, eh, ma a, a tutto quello che è, è negativo su pellicola, per cui negativi su pellicola dell'epoca del nitrato, dell'epoca dell'acetato, eh, bianco e nero e a colori. E, ehm, e soprattutto appunto è anche alla conservazione del colore che è un, come è, è evidente a chiunque abbia un po' di esperienza di, eh, di un cassetto di, in casa dove ci sono dei materiali fotografici di famiglia eh, riesce a, a toccare assolutamente con mano. Mm, la storia della fotografia eh, ci porta a contatto con innumerevoli tecniche fotografiche, eh, parliamo qui eh, soprattutto di stampe su carta che sono eh, subito, eh, eh, ci si rivelano subito, ehm, il Novecento ci porta a questo grosso abbassamento della varietà dei materiali, eh, con l'avvento appunto della stampa, la gelatina. Eh, però succede adesso che abbiamo un altro impazzimento con la stampa cosiddetta digitale, eh, che è un po' sarà un grosso cuccio dei miei colleghi del futuro perché eh, anche solo riconoscere il tipo di eh, stampa digitale eh, dal, con la varietà estrema di supporti che adesso sono a disposizione del pubblico per stampare eh, può essere e sarà sicuramente un, un problema. Per questo e per il fatto che voi ehm, siete coinvolti nel, nel, nell'associazionismo fotografico e magari avete a, a, a che fare con eh, organizzate mostre, vi fate mandare delle stampe, una cosa che mh, dopo vedremo insieme potrebbe essere molto utile è iniziare a capire che. Cosa sono queste stampe digitali? Perché c'è molto, ci sono molti equivoci, eh, dalla stampa glicé, alla fine art. Dietro questi nomi si eh, nascondono delle tecnologie e dei materiali ben precisi, che in futuro sarà fondamentale eh, riuscire a, a identificare. E, sarebbe molto comodo identificarvi perché ad esempio dietro la stampa eh, che vi viene mandata c'è scritto con che tipo di tecnologia è stata stampata, che tipo di carta è stata usata, magari quale stampante, quale set di inchiostri e se è stato fatto un, uh, qualche tipo di trattamento di finitura sulla stampa. Eh, vabbè, questo è un diciamo che è, è, una, è un nuovo cruccio, mentre il mio crucio fondamentale è quello per i materiali negativi eh, dell'epoca dagli anni eh, su pellicola, in poche parole. Per chi fosse interessato a approfondire. Eh, la conoscenza delle tecniche di, di stampa dei, eh, ottocentesche, io vi consiglio questi due ehm, canali sul, su YouTube, questo è quello del Georges Van House che presenta una serie di eh, filmati molto interessanti sulle tecniche fotografiche e questo è un po' il parallelo eh, organizzato dal Ghetti. Mentre per quanto riguarda proprio eh, se, ave, se avete nei vostri archivi, se vi fanno dono di archivi, se state lavorando su del materiale storico, vi potrebbe molto essere utile questo sito, che è il Graphic Atlas, che è un portale dedicato all'identificazione dei materiali fotografici. All'interno del portale trovate anche dei video che vi guidano alla corretta identificazione, e, alcune, e, e come utilizzare i banalissimi oggetti, quali appunto una Loop, eh, un microscopio adesso qui non ce l'ho sotto mano, un microscopio, un piccolo microscopio a mano e una torcia, eh, che sono appunto materiali cose. In, fondamentali per l'identificazione delle tecniche fotografiche storiche. Uh, Un'ultima passata su quello che è appunto il mondo del digitale, tenete presente questo eh, sito www.dp3project.org e su questo sito trovate indicazioni molto importanti appunto su quello che è la conservazione delle stampe digitali che ahimè è un problema appunto che. In futuro immagino sarà abbastanza, abbastanza sentito. Ehm, quando vi parlavo delle mostre delle, o delle, che, che organizzate eh, e vi dicevo che sarebbe interessante avere eh, dietro ogni opera una sorta di scheda tecnica di questa opera, eh, esiste una, uno schema per raccogliere queste informazioni anche disponibile in italiano. Eh, lo trovate a questo indirizzo breve eh, ehm, riesco, vabbè, eh, eh, che ho abbreviato qui sopra. Ehm, e in breve, appunto, eh, troverete questa, questa scheda che vi dà delle indicazioni sull'opera su, su, sull fotografica. Eh, Sarà fondamentale in futuro per chi dovrà mettere le mani su questa opera. Ed è interessante per chi eh, è un artista fotografo che partecipa a mostre, che vuole vendere le proprie opere eh, per il, le gallerie che le devono acquisire, per i musei che le devono acquisire, che le devono esporre. Per cui eh, io consiglio vivamente. Almeno di sapere dell'esistenza di questa cosa e di darci un'occhiata. Come vedete è un po' composita eh, ma, e richiede anche delle informazioni tecniche, appunto quali eh, il tipo di stampante, il set di inchiostri, il tipo di carta, cose che magari al momento il fotografo si ricorda dopo due anni, avrà stampato su 40.000 altre scarte, in 40.000 altri posti, non si ricorderà più. Però probabilmente eh, in un futuro eh, sarà molto interessante per chi dovrà prendere in mano i materiali per, averne, per farne manutenzione. Per manutenzione. Iniziamo però a parlare degli archivi. L'archivio è croce delizia, croce delizia perché è bellissimo frequentare gli archivi, è bellissimo mettere le mani negli archivi, però gli archivi sono anche, da un certo punto di, di vista, un peso da portare e non da poco. Mm, spesso eh, quando qualcuno mi dice, ah, ma Sara sto pensando di donare il mio archivio alla tale istituzione, barra museo, barra associazione. Dico, uh, <ride> auguri. Perché? Perché, eh, chi si accolla l'onore di avere questi materiali poi ha anche l'onere della, della loro corretta manutenzione e conservazione e questo non è sempre una, un passo semplice da fare in questo, in questo periodo storico per via dei budget sempre più esitati ma anche e soprattutto deve avere la scarsa ehm, ehm, per le risorse umane che sono sempre molto All'omicino, per quanto riguarda per esempio uh, tutto l'ente pubblico con cui io ho a che fare. Ci sono sempre grosse difficoltà eh, a reperire tempo e risorse per mettere in sicurezza gli archivi. Dunque, gli archivi. Eh, se avete domande sul vostro archivio, se avete mettetene nella chat, vediamo alla fine di riuscire a dare più indicazioni possibili. Mi contattate, eh, cerco di aiutarvi in tutti i modi. Abbiamo visto archivi di tutti i tipi. Eh, di archivi perfetti ne abbiamo visti molto pochi, molto, molto pochi. Eh, per, però quello che sappiamo è che nella maggior parte dei casi ancora in Italia il materiale eh, è ben lontano dall'essere messo in sicurezza. Per esempio, questa immagine che vedete a destra è una parete che contiene circa 2.600 scatole di lastre in vetro, di una ditta di Bologna che era stata detta fototecnica. Eh, su cui abbiamo lavorato per due anni con un finanziamento è eh, un materiale della, eh, della fondazione Genus Bonogne eh, per cui è stato acquisito da una banca eh, abbiamo iniziato a trattare 10.000 pezzi ma 10.000 pezzi hanno intaccato eh, questa parete come, come nulla perché qui probabilmente ci sono quasi 60.000-70.000 pezzi eh, però un passino alla volta si può iniziare a lavorare sugli archivi fotografici. Un passino alla volta, appunto. Sarebbe bello avere Merlino che ci sistema tutto, ma in realtà molto, molto spesso gli archivi sono uh, incasinati. Sono incasinati perché la gente ha altre priorità, perché deve organizzare le mostre, deve organizzare eh, altra, la, il resto della vita dell'archivio e, e mettere in mano ai materiali. Eh, è time consuming, come si direbbe l'inglese. La cosa si complica quando nei nostri archivi, oltre alle fotografie, che già sarebbe una bella pesca, eh, entrano anche le attrezzature. Come ad esempio, in questo caso. In questo caso, vabbè, era un singolo, un singolo studio fotografico, però per esempio, abbiamo avuto esperienza eh, con l'archivio fotografico toscano. Ehm, loro hanno iniziato a sistemare i loro materiali e si sono incagliati nel momento in cui hanno dovuto iniziare a sistemare tutta l'attrezzatura. Eh, per esempio di camera oscura eh, perché Perché ehm, hanno dovuto fare anche degli interventi di restauro su delle macchine per cui hanno dovuto trovare chi potesse mettere mano su una campagnola dell'ottocento in una maniera eh, che era piena di tarli oppure qualcosa per qualcuno che gli aiutasse a sistemare del, dei metalli non in buone condizioni mm, per cui diciamo che così che, se arrivasse da voi un fotografo che dice no, io, mio pa io, mio padre e mio nonno siamo fotografi da tre generazioni, vogliamo donarvi l'archivio e le attrezzature dello studio, fate un, un respiro profondo e iniziate a, 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 a cercare degli appoggi eh, per fare le cose nel migliore modo possibile, che non è sempre il, il più veloce, diciamo così. Una cosa molto banale, vi sembrerà scontata, però mh, credetemi non, spesso non lo è, è dobbiamo, se nella la nostra associazione o noi personalmente abbiamo del materiale mh, fotografico raccolto da qualche parte nelle nel nostre strutture, nelle nostre case, è bene che noi siamo consci di dov'è il, dov il materiale, accanto a quali pareti è, se vicino a quelle pareti passano dei tubi dell'acqua, se eh, ci sono dei problemi nel, nella struttura del, del tetti, dei tetti, eh, degli infissi. E' un'altra cosa super banale, sapere dove sono i contatori per chiudere tutto nel caso di guaio. Eh, ci è capitato più volte di eh, essere chiamati perché eh, in genere le telefonate eh, dai, dai privati arrivano così. Eh, ci sono, sono stato via per il weekend, il termosifone, un termosifone è esploso e eh, c'è stato Versailles con le fontane di acqua calda per tutto il fine settimana finché non sono tornato. Eh, ovviamente le. Le, le emergenze arrivano nel fine settimana. Però in, calma un momento, ragioniamo e cerchiamo di metterci al riparo da queste cose. Per cui intanto cerchiamo di capire eh, in quali spazi abbiamo messo il nostro archivio. Eh, se siamo in una versione fortunata, in quali spazi metteremo il nostro archivio. Nel senso che in quel, in quel, nel caso di una progettazione eh, di una struttura possiamo. Anche eh, giocare un po' in anticipo e, e prevedere, eh, che è sempre meglio prevenire che curare, insomma. Mm, per cui, se vi capita, date un'occhiata anche a questa scheda, che potrebbe essere molto comoda. Eh, uh, ecco, questo è un, un tasto un po' <ride> eh, come dire mh, sempre delicato. Eh, molte volte. La... Abbiamo queste lastre di vetro, queste, ska, stam queste stampe bellissime in queste deliziose scatoline d'epoca. No, la scatolina d'epoca non è deliziosa. La scatolina d'epoca è il vostro nemico. La scatolina d'epoca deve essere eh, svuotata e mantenuta a parte. È bellina, è carina quello che volete, però è dannosa. Ed è dannoso anche il pergamino. Il pergamino è. I fotografi sono così largamente affezionati è uno dei materiali che a lungo andare mh, dà più problematiche eh, all'emulsione fotografica e non solo all'emulsione, anche al vetro. Eh, il vetro sembra questa cosa così. Mm, eh. Solida, che può essere spezzata solo da un problema meccanico e, e invece il vetro è, è, può essere intaccato da, 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 dall'umidità, dalla corrosione e spesso questa, il, il, il contenere l'asse in vetro in fogli in pergamino eh, dà eh, dei, dei problemi che dopo vedremo anche illustrati fotograficamente. Eh sì, essenzialmente, eh, questa cosa dei contenitori è una, è una cosa a cui uno pensa subito. Eh, quando ho iniziato il mio percorso di formazione sulla conservazione dei materiali, eh, tutto era incentrato su questa cosa dei contenitori. Ah, bisogna togliere i contenitori vecchi. Adesso le cose sono un po' cambiate. È vero sì che bisogna. I materiali dai contenitori eh, non idonei, ma la cosa più importante è un'altra: cioè il controllo della temperatura e dell'umidità all'interno dell'archivio. Eh, però questa è una cosa che vedremo dopo. Qui vediamo un altro po' di eh, deliziosi e eh, antiquati contenitori di materiale fotografico. Eh, i rotolini, i rotolini di alluminio in cui arrotolata, sembra uno scioglimento detto da me. Eh, la pellicola fotografica, mh, oltre che eh, avere qualche problema di eh, climatizzazione, ha questa cosa, sviluppo questa memoria della plastica che se avete avuto problemi di carrozzeria, forse conoscete però è la tendenza a rimanere nella posizione in cui eh, il rotolo di, di pellicola è stato per, per, esempio, questo qua era del 43, per cui come minimo 60 anni, 70 anni sarà stato, perché questa foto è un po' datata. Eh, ecco, eh, quando. Ci sono anche fotografi che hanno sempre conservato i materiali arrotolati nelle pizze perché prendevano le pizze di pellicola eh, e quando continuavano a rotolare eh, i, i negativi eh, e tenendoli nelle pizze. Ecco, eh, noi in genere consigliamo di eh, ridurre, di, di, di togliere questo tipo di contenitori eh, e anche perché è un'ottima occasione per andare a guardare come stanno i rullini, perché alcuni di questi rullini, probabilmente quelli più antichi, quelli di nitrato, come per esempio questi qua che vedo 43-45, eh, potrebbero avere perso molta flessibilità e essere molto delicati da, da maneggiare. E quelli invece un pochino più recenti all'acetato, per cui dagli anni 50, gli anni 70, potrebbero iniziare a dare eh, dei segni della sindrome dell'aceto, che è l'altro grosso problema che afflice eh, gli archivi di negativi. Di, eh, di norma, eh, tenete presente questa regola che ho imparato con l'esperienza: più abbiamo pellicola di grande formato peggio è il problema. Mm, il 35 e il 6x6 possono stare un po' meglio, ma eh, in questo momento storico l'emergenza è sulle pellicole piane dal 9-13-18 soprattutto, che è una pellicola super professionale. Mm, però abbiamo avuto molti, molti problemi sia di sindrome dell'aceto eh, che come dice la parola ha come primo sintomo l'odore di aceto quando aprite una scatola negativa o entrate in un posto in cui ci sono dei negativi eh, all'acetato eh, oppure appunto la, le pellicole di nitrato che lì hanno mh, dei problemi un pochino più eh, parentesi sul nitrato Torniamo sempre indietro a quando ho iniziato la, la mia esperienza. Eh, vi avevo detto che il mio corso era per restauratori di film e di fotografie. All'epoca, quello che eh, era lo status eh, del restauro del cinema era questo: si prendevano le pizze in nitrato, le si duplicavano su una pellicola, già all'epoca appunto in, in, in poliestere, e dopodiché si prendeva la pellicola in nitrato, la pizza proprio, la bobina. A, a, con due colpi di accetta e la si dava ai vigili del fuoco per mandarla all'inceneritore in Ecco, adesso non, non è più così perché eh, il, il tempo ha dimostrato che, per esempio, a temperatura ambiente banalmente il nitrato di cellulosa è più stabile dell'acetato. Eh, il nitrato di cellulosa è sempre stato un po' demonizzato perché Nuovo Cinema Paradiso, gli incendi negli archivi, nei, nei, nei cinema. Mm, quando parliamo di fotografia le masse di materiale di supporto sono molto più. Ehm, molto meno preoccupanti. Una pizza di un film può pesare 5-6 kg. Per fare 5-6 kg di negativi hai voglia di fare delle scatole di negativi. In più, la pizza è tutta concentrata su se stessa. I materiali negativi dovrebbero avere delle buste che li separano. Per cui eh, io, ho, ho, un po avevo, avevo, un po' smesso di preoccuparmi per il nitrato, adesso un po' ha ripreso, eh, mi ero concentrato sulle preoccupazioni dell'acetato, che, che non vuol dire poco, vuol dire tutto il materiale prodotto dagli anni 50 agli anni 80, del, del novecento, per cui una parte consistente anche degli archivi dei fotografi e anche di, nel mio archivio personale, ho iniziato a fotografare negli anni Ottanta, per cui sicuramente qualcosa ho ancora. Mm, ecco, per quanto eh, quando vi dicevo eh, dell'aggressività de, de, di alcuni tipi di materiali sul, sulle fotografica, fotografiche, guardate questo esempio qui alla vostra sinistra. Eh, questo rullo compressore del cine Savigliano, che ha stampato sull'emulsione la scritta ferrania che era sulla busta, che si è semplicemente trasferita sotto, perché la busta era inadeguata e l'ha proprio fatta passare. In, in molti casi anche le scritte a inchiostro sulla busta passano sotto sull'emulsione. Per, per questo però purtroppo non si può più fare nulla. Eh, L'unica cosa è. Pulire la lastra, metterla in una busta nuova, eh, digitalizzarla meglio che si può, eh, però il danno ormai è stato fatto. Mm, vedete anche qui a destra, eh, questo è il, il danno che ha provocato una pagina di giornale messa a, a separare una lastra dall'altra. Eh, intanto c'è una fortissima ossidazione, questa, questo specchio d'argento centrale e poi. Praticamente quel giornale si poteva leggere sulla lastra. Sempre solito, i soliti nostri rotolini. Rotolini impazziti. Vi capiterà, se sì, vi capiterà, eh, di trovare ehm, dei rotolini arrotolati in quel modo, eh, fino a qualche mese fa il nostro consiglio sarebbe stato: ok, li prendete. Eh, li, li arrotolate controverso li lasciate lì per qualche tempo poi li riprendete, li tagliate a pezzi e li infilate nelle buste porta negativi uno lato emulsione, l'altro lato supporto in modo che essi non possano arrotolarsi tipo a sigaretta eh, dopodiché potete ad esempio digitalizzare la pagina intera che è una sorta di provinatura digitale che vi fa vedere normalmente 36 scatti con un solo scatto preso con la macchina fotografica su un, con un, su un piano retroilluminato adesso però ultimamente eh, ho scoperto un metodo di riproduzione eh, di acquisizione digitale con un apparato eh, a mh, scorrimento che permetterebbe ad esempio di ehm, eh, fotografare sempre con la digitale tutto il rullino eh, dall'inizio alla fine così lungo. Per cui, eh, scusate, io sto so, so divagando perché è una cosa a cui sto pensando in questi giorni, per cui adesso ho visto questa foto e mi è improvvisamente venuto in mente eh, che eh, adesso il mio consiglio potrebbe essere quello di dire prima lo fotografate tutto, poi lo tagliate, perché dopo tagliarlo e, e digitalizzarlo, eh, tagliato a spezzoni, potrebbe essere più scomodo. Vabbè. Infatti, questa è quella cosa che vi dicevo, eh, quando i negativi sono rotolati e li srotolati li mettete nella pagina trasparente, porta negativi, eh, mettendone uno eh, lato supporto, uno lato hm, emulsione, eh, si evita il problema del punto, dello, si riesce un po' a bilanciare, poi lo mettete nella scatola con sotto peso e li starà per un po'. I positivi, e, eh, i positivi eh, arrivano in tutte le dimensioni, in tutte, come vedete, in tutti i modi, la, la borsina della spesa dell Lunga piena di foto, è sicuramente una cosa che a molti di voi sarà eh, capitata. Qualcuno dice, eh, ho pensato di donarvi questo! Tiè. Ecco, eh, bene, non c'è. Pretta, eh, in genere di, di, di spostare il materiale, però no, poi è un lavoro che verrà fatto. Un discorso molto particolare per quanto riguarda la conservazione, la fruizione, la digitalizzazione eh, è quello che riguarda gli album fotografici. Allora, gli album fotografici sono delle storie, sono delle storie che devono essere raccontate, però gli album fotografici sono molto fragili specialmente quelli eh, di una certa epoca, mh, per cui eh, è molto opportuno eh, per fare in modo che i materiali siano fruibili e consultabili riprodurli digitalmente in qualche maniera. Volendo possiamo fare anche dei facsimile eh, con i fotolibri, che è una cosa che ormai è diventata a costo veramente basso ed è molto pratica. Però ecco, eh, gli album fotografici, mh, sappiate che eh, prendere in mano uh, una collezione di album eh, e riuscire a gestirli al meglio prevede una rigida mh, sequenza di eh, interventi. Bisogna fare interventi prima fisici sul, uh, sull'album, riprodurre le pagine così come sono, poi riprodurre singole fotografie e poi ricostituire il tutto sotto forma appunto o di album digitale o di proiezione però è un peccato delle volte dover dire vabbè questo album va in esposizione solo aperto con, su una pagina non potrà essere sfoglia eh, sfogliato perché è molto delicato um, altro problema i materiali in cornice materiali in cornice eh, Altra telefonata classica, la signora delle pulizie puliva la cornice e è entrato il, che ne so, il disinfettante il Vetril e ha deturpato la fotografia. Allora, eh, è buona norma quando si incorniciano le opere avere un passepartout un distanziatore. Eh, il desert, So che ci sono fotografi che montano a faccia del vetro. Però ecco, eh, bisogna poi sempre pensare che possono succedere dei guai in questo caso. Comunque, più in generale, ehm, quando mandate via delle opere incorniciate eh, con il vetro, mettete sempre il, come in questo caso a sinistra, questa è la mostra di Gus Van Sant al Museo del Cinema di Torino, abbiamo fatto i monitoraggi. Eh, noi curiamo i monitoraggi dei materiali esposti in mole e del materiale in generale del museo del cinema. In questi casi abbiamo monitorato proprio già eh, il materiale dall'arrivo, dall'apertura delle casse eh, all'esposizione, all quando sono ripartiti. Mm. L'altra cosa importante nelle cornici è che siano sigillate nel verso perfettamente sigillate perché, per esempio, per tutta l'era dell'analogico. In cui il materiale di base è la gelatina, la gelatina eh, fa molta gola al nostro amico pesciolino d'argento. Per cui, eh, appena può, se riesce a entrare davanti perché c'è il vetro che non, è perfettamente, non aderisce perfettamente alla cornice, lui entra. Altro discorso sempre riguardante le opere della cosiddetta eh, fine art, stampe, eh, getto d'inchiostro, stampe, stampe digitali. La, eh, il, se con, andrete a consultare il dp3.org vedrete che l'esposizione di questi materiali è da fare sotto vetro UV 99% perché sono molto instabili eh, io ve lo dico poi voi oh, l'artista poi può fare quello che pare della propria opera può anche essendone conscio eh, decidere che l'opera si sfacelli come fa il ben noto eh, allora, mettiamoci nella vostra situazione, vi arriva o, o decidete di prendere in mano la situazione e iniziare a mettere a posto l'archivio, cosa dovete fare? Innanzitutto avete bisogno di sapere mh, quanta roba avete, di che formato è e di che tipologia è, per cui iniziamo a fare le conte proprio e facciamo le conte quelle della serva. Perché ehm, la conta dell'archivista che mi dice che l'immagine è 5,47 per 12,22 a me non interessa. Quello che ci interessa è riportare i materiali che abbiamo in archivio a dei formati standard. Ehm, per acquistare banalmente i materiali conservativi e capire come fare per esempio a fare le riproduzioni, a fare le, le digitalizzazioni che vogliamo fare. E in più eh, ci sono dei formati standard che poi voi conoscerete meglio di me perché insomma eh, fotografie ne basicate, per cui i negativi su vetro hanno i loro formati. E, la pellicola ne è ancora di più vari, eh, ci dà un po' di guai perché, per esempio, tutta la, la famiglia del 6x6 che racchiude 4,5x6, 6x6, 6x7, 6x9 e delle volte anche 6x12. Se vogliamo andare in panoramica, ehm, noi la chiamiamo 120. Le buste si chiamano per 120, se sono singole 120 dia. Eh, Bisogna iniziare a, eh, a produrre dei numeri e delle tabelle che ci dicano abbiamo bisogno di 150.000 fotogrammi, 35 mm, in strisce da 6. E in quel modo possiamo iniziare a ragionare e capire quante buste servono, quante scansioni servono, quante riprese servono. Mm, per cui non, in, nella, prima, nella prima accesso non vi preoccupate di avere delle precisioni. La cosa eh, che vi, vi serve sapere è grossolanamente quanto, quanta mole di materiale su che formati avete. Per i positivi questo è un po' un problemuccio. Perché? Perché mm, fino al formato 30-40 possiamo... Allora, Tendenzialmente fino al 24x30 possiamo gestire tutto con lo stesso contenitore per i positivi. Poi quando saliamo di formato abbiamo uno slot, eh, abbiamo il formato 30 x 40 che può essere gestito con una tipologia di materiale, però i materiali di più grande formato iniziano a darci delle preoccupazioni. Tanto che se abbiamo molti grandi formati, e per grandi formati intendo da 50 60 in su anche 40 50 è un pochino lì sul limite e dobbiamo iniziare a pensare che più che magari delle scatole eh, forse è meglio prendere delle cassettiere che sono un certo costo però anche lì eh, bisogna inventarsi qualcosa nel senso che io mh, quando faccio corsi di archivisti dico sempre cercate di uh, trovare i materiali de, gli arredi per esempio non nel filone di chi vende materiali per eh, i beni culturali ma per esempio chi vende materiale per ufficio perché le disposizioni sono le stesse le, per esempio un armadio per le fotografie deve essere un armadio in la, metallico verniciato con o verniciato a fuoco o con le resine epossidiche e non è niente di strano è un normalissimo armadio da ufficio per cui è inutile che lo andiamo con cioè, a comprare a un milione da quello che vende le attrezzature per biblioteche. Vediamo se c'è un fornitore di materiale per ufficio che magari eh, con i soldi che risparmiamo compriamo dei ripiani in più perché eh, i ripiani in più ci salva la capienza. Bene, ehm, divago, divago. Eh, adesso parliamo un attimo di eh, quello che possiamo fare o non possiamo fare sulle foto. Normalmente, eh, una delle classiche domande è, ma posso scrivere col pennarello indelebile? No. Eh, nel, sul, no, nel <ride> pennello indelebile non si scrive sulle foto, si scrive sulle buste, però sulle buste in plastica per forza si scrive pennello indelebile. In realtà non è vero del, del tutto perché ultimamente abbiamo eh, scoperto questa bellissima matitina Stabilo All che è una matita che scrive su qualsiasi tipo di superficie, vetro, plastica, ceramica. Carta, scrive anche sul, sul verso delle politenate, eh, che sono sempre state un grosso cuccio per il catalogatore, ad esempio, eh, perché eh, scrivere a matita sulla politenata non si riesce. Eh, e invece con queste matitine eh, stabilo all si eh, riesce perfettamente. Ehm, una buona pratica quando vi arriva il materiale da una donazione o volete iniziare a mettere mano alle cose che magari sono incasinatissime è. Tirare fuori il digitale e usarla appunto come se non ci, non ci fosse un domani. Eh, documentate più possibile il materiale eh, perché non si sa mai se qualc arriva qualcun altro, magari se eh, lavorate in spazi condivisi, qualcuno vi sposta le cose, eh, non, è, non è proprio piacevole. La matita morbida, appunto, è la cosa che vi servirà per dare un, um, un registro al, al vostro materiale una volta uh, che avete iniziato a prenderlo in mano pezzo per pezzo. Mm, I negativi vanno inventariati sulla busta, ribadisco. Eh, noi nella nostra eh, esperienza abbiamo visto negativi sgorbiati, cioè praticamente pellicole su cui con la sgorbia si incideva sul lato emulsivo del numero. No, 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 non c'è bisogno, <ride> non c'è bisogno. In realtà, appunto, e, e abbiamo visto negativi di, eh, positivi con ogni tipo di etichetta, di scritta, di riquadro e di timbro. Eh, il materiale peggiore che ci sia mai capitato per le mani è quello che eh, sta, viene utilizzato per le pubblicazioni perché spesso viene, viene prodotto in maniera frettolosa. Perché come si, vi ricordate le elementari, si diceva, la buona digestione inizia in bocca. Ecco, la buona conservazione della fotografia inizia in camera oscura. Sapete, perché mh, mi sembra che molti di voi abbiano eh, un'età un compatibile con l'esperienza in camera oscura, che eh, quando si affretta in camera oscura, dopo succedono i guai. Eh, Soprattutto eh, la, la norma e la pratica e l'esperienza ci, eh, ci, ci danno indicazioni sul fatto che è molto importante, a parte il, il, il lavaggio finale, eh, tenete presente che le norme, la sapete meglio di me, con i negativi parlano di 20 minuti in acqua corrente a 20 gradi e che con le, eh, la carta baritata i tempi erano un'ora in carta corrente. In, in carta corrente, buonanotte, in acqua corrente a 20 gradi. Ehm, il fissaggio fatto a fondo e un buon lavaggio finale mh, è una garanzia di materiale che in partenza eh, è stato strutturato per durare il più lungo possibile. Ecco, adesso facciamoci una domanda. Che cosa sarà di tutti quei nostri rullini che abbiamo portato al mini lab in cui in un'ora ci davano la foto stampata? Ecco, eh, secondo me aprendo le, i cassetti di casa o qualche risposta si può anche già ottenere. Sì, allora, scritte di ogni genere, con ogni cosa. Eh, soprattutto i timbri per un certo... Nelle collezioni pubbliche spesso sono queste Pratiche selvagge di qualche epoca, attorno agli anni 50, 60, in cui si timbrava il cielo nei panorami <ride> alinari eh, creando dei, dei danni da non, da non, da non poco. Però, eh, scusate, io non riesco a vedere che ore sono, però non vorrei annoiarvi troppo. Allora, okay. eh, discorso che faceva Barbara prima dobbiamo cercare di quantificare anche quali sono i danni che ha il nostro materiale e che cosa possiamo fare. Eh, il lavoro nell'archivio è in un archivio nuovo, soprattutto è un lavoro di, di, di prima passata, prima passata, qui guarda, se mi ricorda Gabriel e il suo shampoo, eh, prima passata eh, diamo un'occhiata, vediamo quanta roba c'è, com'è e eh, di che formato, però nel frattempo... Mh, Diamo un'occhiata a, che, a che, come sta questo materiale. Sicuramente per quanto riguarda i positivi, non avremo nessun problema a identificare e chiamare col giusto nome i problemi che hanno i positivi. Hanno uno strappo da qualche parte? Hanno uno strappo, una piega è una piega, una lacuna gli manca un pezzo. Se manca un pezzo dell'emulsione è una lacuna dell'emulsione. Per esempio, questo, questo simpatico bordo dentellato di questa immagine, questa foto di gruppo, è un classico danno da pesciolino d'argento. Probabilmente questa immagine era in una cornice e il pesciolino è arrivato, si è mangiato la sua emulsione. Un'altra cosa che fondamentale, vi deve guidare proprio come un faro, è... Eh, sapere essere consci che la maggior parte del materiale fotografico del Novecento analogico è a base di gelatina. Questa è una cosa che vi deve guidare: eh, la gelatina è un materiale fortemente igroscopico. Per fare la panna cotta, prendi la gelatina la metti in acqua, quella si squaglia. La gelatina fotografica è gelatina. Per cui, cosa vuol dire? Che se noi la mettiamo vicino all'acqua o peggio nell'acqua. O in un ambiente molto umido si rammollisce. Rammollendosi la gelatina eh, 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 ne fa di ogni. Nel senso, intanto può essere attaccata dai microorganismi, per cui arrivano le muffe, arrivano i batteri, arrivano i funghi, arriva chiunque. Arriva il pesciolino d'argento. In più, arri d'argento, arrivano anche gli ioni. Perché mh, quando la gelatina si rammollisce, eh, eh, i, gli, i gas ossidanti che sono nell'atmosfera, in particolare lo zolfo, il cloro, riescono a penetrare meglio nell'emulsione e raggiungono il grano d'argento. Questo cosa fa? Fa sì che eh, si sviluppi quel fastidiosa alterazione chiamata specchio d'argento, che adesso non so, non fare, questa è una gola Fox, eccolo qua. Questa eh, alterazione che si chiama specchio d'argento è, è una differenza di, di riflessione della luce per cui vi fa apparire mh, sul negativo eh, e eh, sul positivo le parti più scure bluastre. Lo specchio d'argento si manifesta in varie, in varie. Appunto, può essere a macchie, può essere a chiazze, può essere eh, che ripercorre una scritta che, che era sulla busta. Eh, tipicamente. Per esempio nelle, nei negativi e nelle lastre che troviamo nelle scatole originali, quelle libelline, ferragna, cappelli bla bla bla. Eh, lì spesso eh, sul, sull'intero pacco è i bordi, perché lì i bordi sono in contatto con il cartone tutto ridofatto di, 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 di legna schifosissima. Eh, e peggio ancora stanno la prima e l'ultima lastra se malauguratamente sono state messe a con, con l'emulsione a contatto della, della scatolina. Ecco, vedete, questo mh, specchio d'argento, tra l'altro, è un, um, interessante a livello. Beh, non vi parlerò molto di restauro, di fotografia, perché è un tasto un po' dolente. Tuttavia, eh, come, come, come aneddoto, vi dico che. Una stampa eh, che era passata in asta a 300.000 euro e aveva avuto specchio d'argento era stata ripulita e è, alla, è passata di mano di nuovo a 180.000 euro. Perché il, lo specchio d'argento è considerato un po' come la, la dominante magenta patina a questo punto della storia. Per cui eh, c'è una moratoria internazionale che dice che eticamente la fuori di fotografia non dovrebbe rimuovere lo specchio d'argento. Ecco. Devo dire che a volte è molto fastidioso, è molto fastidioso eh, sui positivi. Eh, quando voi andate a fare acquisizione con lo scanner di positivi che hanno specchio d'argento, spesso se il positivo non è bene eh, a contatto con, la lastra, eh, con il piano dello scanner, si, possono, si può avere questo tipo di alterazione. E purtroppo questo eh, su eh, succede spesso quando abbiamo delle, mh, dei materiali positivi che sono stati a lungo impilati uno sull'altro e, e fanno l'effetto gondoletta, eh, per cui per, per tenerli piani bisognerebbe umidificarli, metterli sotto peso, ma è una cosa un po' lunghina eh, da fare, per cui delle volte non, non si ha proprio il tempo. Eh, L'ossidazione appunto eh, ha delle sue particolarità eh, sull'argento l'argento si ossida qualsiasi tipo di argento sia il daguerrotipo è eh, una fotografia eh, su una lastra di rame argentata l'argento del daguerrotipo è, è molto propenso a farsi ossidare, farsi ossidare. questo è il nostro, il nostro signorino ho un eco ho un eco. Okay. Okay. Eh, questa diceva diciamo, una è aiuto eh, eh, cercherò eh, di ignorare l'eco ehm, ossidazione sui bordi della lastra molto spesso e quando vi dicevo che il vetro è, è anche lui pro, mh, passabile di danni e vi faccio vedere questa cosa che Probabilmente qualcuno di, dei vostri archivi con, avrà anche lastre in vetro perché mh, sono materiali diffusissimi e l'archivio fototecnica, quello con le, la parete intera di lastre, eh, hanno fotografato su vetro fino agli anni 80 del Novecento, per cui è materiale estremamente diffuso. Um, uno dei più fastidiosi problemi che può avere il vetro è questo chiamato weeping, che è un'alterazione data dall'alfioramento degli alcali alla, alla superficie. La, si chiama weeping perché eh, whipping in inglese vuol dire lacrimevole. Quando il tempo è umido eh, abbiamo delle piccole goccioline come queste che vedete sul vetro. Se il tempo è secco, eh, una specie di barometro praticamente Vedo che tempo fa vai a vedere la lastra eh, dell'800 e vedi anche del 900 e vedi se ha delle, degli aloni bianchi tipo strisciata, eh, è secco e se no è umido il problema qual è È che questa, questo, questo inumidirsi e, e, e rinsecchirsi diciamo così del, del vetro succede su tutte e due le parti, del, del, del sia dal lato vetro che dal lato emulsione, e questo a lungo andare può dare dei distacchi dell'emulsione dal vetro, che è uno dei danni più gravi che abbiamo sulle lastre. Mm, le zampate, le zampate, le zampate, fingerprint. Eh, delle, io, delle volte, penso che si possano fare degli studi, delle attribuzioni di fotografia. A seconda delle, delle, delle ditate che si trovano sui negativi. Eh, è buona norma, lo diremo anche dopo, maneggiare il materiale fotografico con i guanti. Io sono una fervente adepta del guanto di lattice perché ha ah, da maggiore presa su tutto, positivi e negativi, evita mh, di. Mh, ha una migliore vestibilità per cui riesci a non avere pezzi di, di, di guanto che ti colano fuori e magari ci rimane attaccato un pezzettino di, di stampa fotografica, mm, per cui miglior presa e, e, sopra, e anche quest'altra cosa: una volta che hai finita la tua sessione di lavoro, te li togli e li butti via perché quei guanti in cotone poi ogni tanto potrebbero anche essere lavati. Eh, Così come i pennelli per lo spolvero, <ride> e a fine giornata di lavoro, un bello shampoo ai pennelli, una bella lavata ai guanti. Mm, ecco, le ughiature, che tanto mi piacciono, vado nelle mostre vagando, inclinandomi tipo il gobbo per guardare sotto il passepartout com'è la superficie della stampa. Eh, sono dei danni, sembrano minimi, ma sono irrecuperabili nella maggior parte dei casi. Eh, questa vabbè, è un'albumina per cui una stampa veramente sottilissima, ma anche sulle, sulle gelatine, sulle baritate, eh, basta prendere in mano male la stampa, eh, che si piega da una parte e la stampa, per quanto mi riguarda, è, è danneggiata. Chiaramente le stampe ottocentesche sono montate sul supporto secondario, ma anche, le no, anche quelle del Novecento, nel caso delle cose in album oppure eh, di montaggi su dei cartoncini più spessi, possono avere delle deformazioni date dalle, dalla colla che inizia a tirare, perché ovviamente, essendo tre materiali diversi, il supporto secondario al cartoncino, la colla e la stampa fotografica mh, non è un lavoro banale. Come saprete, perché avrete montato delle foto, eh, appunto, montarle bene sul su, su supporto secondario. l'ingiallimento <ride> mi sembra evidente in questo caso, tutti questi danni che abbiamo visto finora. Vabbè, a parte gli strappi alle pieghe, non possiamo fare. Tante cose, quello che ci possiamo limitare a fare è spolverare e pulire. Eh, anche le ecco, facciamo una piccola differenza tra abrasione, questa. Sulla lastra si capisce molto bene eh, perché si vede l'abrasione. Questa è un angolo di una lastra in vetro. Sapete che queste lastre in vetro spesso venivano stampate per contatto. Questo vuol dire che eh, veniva posta la, la lastra nel trucchetto da stampa e sopra il foglio di carta. Probabilmente queste abrasioni sono tutte abrasioni fatte dal fo da fogli di carta che venivano. Messi sopra. Eh, di, di, la differenza tra abrasione e graffio è che nell'abrasione l'emulsione è ancora lì, nel graffio l'emulsione, ciao ciao bella, è andata. Eh, non devo dirlo a voi, ma lo devo dire spesso a quei malaugurati privati che ogni tanto mi chiamano per sapere qualcosa: in fotografia, in restauro, quando l'emulsione è andata via, la emulsione è andata via. Non c'è più niente lì sotto. Io posso qui fare un bellissimo fotoritocco con Photoshop, però non, è un fotoritocco, non è un restauro. Il restauro, per quanto mi riguarda, è mettere il materiale fotografico in grado di essere maneggiato, visionato, digitalizzato. Non esiste il ripristino ai vecchi al, alla migliore condizione. Sì, sì, certo, bisogna mettere il materiale nella nel migliore delle condizioni. Però, ecco, diciamo che eh, non è come rifare il tavolo, il, la gamba a un tavolo dello, del Settecento. Eh, no. Non si hanno le stesse soddisfazioni, diciamo così. Il discorso delle macchie è nel 90%, per, o a meno che non sia qualcosa che cade sopra la fotografia, e in quel caso mi piace sempre ricordare che la migliore cosa che può cadervi su una fotografia è dello champagne, perché è la cosa più facilmente rimovibile. Di giù c'è uno studio su bevande, eh, come si, le bevande che, che cadono sulle fotografie e come si rimuovono. Eh, eh, fidatevi la migliore bevanda che vi può cadere è dello champagne in questo caso invece è un classico una classica macchia di fissaggio lavato male le punture ecco questo forse potrebbe capitarvi perché una volta molto spesso le foto si esponevano con le puntine e le puntine da disegno eh, causano delle punture punture che eh, eh, Spesso non vengono riparate in quanto testimonianza della storia dell'immagine. Adesso dipende molto dal curatore, da quello che è il conservatore del museo, eh, da che cosa si vuole fare. Noi ultimamente sempre più di frequente abbiamo disposizione di lasciare eh, i buchi ed, eh, sulle, su, su, sui supporti, così come sono. Per cui. Allora, che cos'è che vi deve allarmare quando andate a mettere le mani nell'archivio? Vi deve allarmare eh, il danno sul materiale che eh, è evidente al materiale ma che poi può fare molto fastidio anche a voi. Inanzi, innanzitutto la muffa, la muffa sui positivi e sui negativi, ecco, in quei casi è meglio isolare il materiale e, e iniziare a fare, a chiamare un restauratore o anche un microbiologo quest'anno, allora noi sinceramente non avevamo mai avuto dei così grossi problemi di muffe ma quest'anno abbiamo fatto l'unplanned, come poi spesso succede no? non ti succede una cosa per tanto tempo e poi toh, sembra che succeda solo quella mm, quest'anno abbiamo avuto in mano del materiale che era del negativo degli album negativi di un fotografo che aveva donato all'archivio fotografico toscano l'intero archivio parliamo di 500 album di negativi ognuno dei quali può contenere tipo 2.000 scatti eh, alcuni di questi album erano stati a contatto con una parete e eh, avevano sviluppato nel, nell'ultimo porta negativa nell'ultima striscia eh, per cui su tutto l'album delle muffe abbiamo fatto fare eh, da una microbiologa <coughs> e, un campionamento per vedere se la muffa era attiva, era mediamente attiva, eh, però non così tanto. Lei non era così preoccupata, eh, abbiamo visto che con dei, qual era la cura per i materiali e eh, abbiamo proceduto alla disinfezione di una gran parte dei materiali. Eh, C'è da dire che eh, la muffa è andata a mangiare la gelatina, quando con la muffa mangia la gelatina, la gelatina non c'è più, non c'è più la gelatina, non c'è più l'immagine. Eh, bisogna pensare bene a cosa fare in questi casi, cioè dobbiamo investire del tempo, eh, delle risorse su questo materiale o piuttosto mettere in stato conservativo. Altro materiale in migliori condizioni. Allora dipende molto da quali sono i soggetti. Lì è un discorso molto delicato eh, che, però, prima o poi cioè, bisogna affrontare. Cioè, nello, nello immane battaglia contro il tempo per la conservazione dei materiali fotografici, secondo me, qualcosa con cognizione, pensandoci, documentando, può essere scartato. Adesso voi magari nelle vostre mh, situazioni non... non... Dito, Dio no, non si può. Però pensate a archivi molto molto grandi eh, che hanno dei problemi di, di spazio, di budget eh, e delle foto di matrimonio, di crisi e di comunione. Adesso io non dico che le foto di matrimonio, di crisi e di comunione non siano importanti, però insomma. Bisogna un attimo, eh, quando si va a intervenire sui materiali, avere anche eh, l'idea che gli interventi costano, costano tempo, costano denaro e bisogna farli in maniera molto molto saggia. Come al solito, promuovo la mia attività di restauratrice. Va bene. E, dunque, come vi dicevo, mh, materiale danneggiato che può dare problemi anche a noi. Muffe, eh, lastre rotte con angoli esposti eh, eh, e lastre con sollevamento dell'emulsione, negativi, putrefatti e puzzolenti. Eh, questa lastra è così. Ha avuto una con, eh, con eh, l'odio, ha avuto contatto con l'acqua. La carta si è attaccata all'emulsione ha un angolo rotto. A noi, questo angolo rotto ci preoccupa il giusto: nel senso che una volta che noi abbiamo pulito la lastra, l'abbiamo digitalizzata, l'abbiamo messa in una busta, abbiamo segnato sulla busta che ha un angolo rotto. La lastra va insieme a quelle altre. Bisogna solo stare un po' attenti quando si apre la busta. C'è cioè l'angolo rotto, ma fuori dalla busta ci sarà un segnale di pericolo: angolo rotto, così che chiunque vada a prendere quella busta non si faccia male, perché la conservazione del conservatore è molto importante. Eh, sì, allora per cui eh, noi eh, dobbiamo avere allarmi rossi che ci, su ci suonano tutte le volte che eh, capiamo che il materiale fotografico è andato a contatto con l'acqua. Questo è, adesso diventerò popolare, però è, è un problema con i fotografi, è un po' un problema con i fotografi che hanno esperienza e confidenza con i negativi. Eh, spesso mh, arriva la telefonata che dice: Ah, ma ho qui que questi negativi, sono un po' rotolati, ma posso, fare un, posso metterli a bagno? Se sei sicuro che il materiale è stabile, che non ha avuto contatti eh, sbalzi di temperatura, che l'immulsione è integra, puoi anche pensare di metterla a bagno, però magari un pezzettino dopo. No? Ecco, per cui, esatto, vi sembra un'ottima idea, giusto, arrotolare i negativi e lasciarli in una seminiera di polistirolo? A me sembra un'ottima idea. E abbiamo fatto un intervento su, di, di, di restauro su questi negativi e non è andato neanche male non ci potevamo credere neanche noi sì, a parte alcune immagini che erano completamente mangiate dalla muffa altre si sono recuperate però ecco eh, l'importanza cioè, purtroppo però è così cioè, gli archivi fotografici non si dice che facciamo quelli la maggior parte sono nelle cantine, eh, i seminterrati, nelle soffitte, nelle stalle, arrivano da tutte le parti. Per cui prima o poi in questo tipo di problemi inciamperete. Eh, siate preparati, nel senso che calma un momento, magari temporaneamente li, iso li isoliamo e poi cerchiamo qualcuno che ci possa fare qualcosa. Ritornando al discorso dello, del, de, degli scarti e dei materiali particolarmente problematici, a destra vedete eh, delle buste completamente corrose dalla decomposizione del nitrato, eh, delle pellicole del nitrato. La qualcosa si... Eh, è, è, in questo caso eh, c'è un problema supplementare che è che non tutte queste, queste buste contengono pellicole di nitrato, alcune contengono lastre di vetro che da una parte isolano il nitrato l'uno dall'altro, impediscono magari di essere molto aggressivo, però dall'altra parte soffrono molto dal contatto. Con vicina roba putrefatta. Roba putrefatta che adesso non so se riuscite a vedere, io ho un mezzo schermo scurato. Però a sinistra vediamo una, una delle cose peggiori che può succedere a una lastra in vetro, molto peggio della rottura. Se la rottura non è proprio frantumata. Il sollevamento dell'emulsione è un danno che accade allora. Mh, Probabilmente è una commissione di, 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 di cause. Eh, potrebbe essere una cattiva preparazione della lassa, proprio all'epoca della, della manufattura, eh, ma più spesso è dato dal, da quell'alterazione del veto che abbiamo visto, lo whipping, eh, eh, che è scatenata dal continuo eh, muoversi dei parametri termogrammetrici, soprattutto dell'umidità. Mentre a destra, questa cosa meravigliosa leopardata, è un pacchettino di eh, negativi 35 mm al nitrato completamente andati. Io sono anni e anni, anni che predico una mostra sul degrado del materiale fotografico e mi sembra che sia stata recentemente anche fatta da qualcuno. Altra problematica, eh, come dicevo prima, è il vetro rotto, questa lastra poverina è rotta. Basta, è rotta. L'immagine è abbastanza salva, e andrà con le altre lastre verticali con una scritta sulla busta. Eh, se la lastra fosse rotta in, in più, cioè proprio a metà, si può eh, mettere in sicurezza fermandola con dei nastri conservativi in attesa di fare un montaggio o fare un sandwich oppure archiviarla così eh, da sola in una scatolina orizzontale. Mm, cosa vi volevo dire? Ecco, eh, pericolo, materiali in condizioni conservative mediocri, eh, e, e con particolare attenzione bisogna appunto che riserviamo come abbiamo detto prima gli album, se hanno delle legature compromesse, dei dorsi che si aprono, eh, quando i positivi che hanno dei grossi strappi o delle lacune importanti, ehm, e, 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 i materiali con il nastro adesivo, quello diventa un problema perché per esempio eh, abbiamo visto, aspetta un attimo, qua dopo, ok. Eh, gli album, appunto, questo è un, un bellissimo album del fondo Copedè dell'archivio fotografico toscano con la legatura completamente andata eh, e tra l'altro queste albumine montate sotto questi angolini di carta. Qui, ecco, eh, questo è un classico di sempre. Il fotografo che voleva riprodurre la... La stampa imbarcata, per cui cosa ha fatto? Con le zampine si è appoggiato. Di queste, di queste stampe spaccate a metà, mh, di cui è nota il, la, eh, la colpa del, della persona che si occupava delle riproduzioni, a noi sono, penso già, una decina in, nella nostra carriera. Sono arrivate. Eh, sì, perché specialmente quando i supporti sono molto vecchi, molto sono stati esposti molto, eh, il cartone si indebolisce, si infragilisce, per cui la minima pressione può causare questi danni. Ecco, l'altro danno di cui vi dicevo, che è molto diffuso, non è un danno, è una problematica, molto diffusa e un po', eh, ci complica un po' la vita, è la presenza, a, a volte molto vasta, a seconda del modus operandi del fotografo, del nastro adesivo di tipo eh, isolante, proprio quello dell'elettricista, questo qui è rosso, ma normalmente è nero, ehm, che viene utilizzato come scontorno. Noi abbiamo lavorato su un fondo che eh, sia si, si, il fondo Poppy, Pietro Poppy, un fondo ottocentesco che negli anni 70, a metà degli anni '70 del Novecento viene stampato. Dalla ditta Villani di Bologna praticamente a tappeto. E in quel periodo andavano di moda i bordini bianchi, le stampe 18-24 col bordino bianco, per cui cosa avevano pensato? Paf! Di incerottare tutte le lastre, quattro bordi, col naso isolante da elettricista nero. Ecco, eh, il problema eh, qual è? È che normalmente queste povere lastre, questi negativi, sono nelle buste e il naso isolante perde la, la colla che si va attaccare sulla busta, per cui per togliere quel dannato negativo dalla busta ci si mette del tempo, poi bisogna rimuovere il nastro, eh, pulire l'emulsione e eh, diventa un guaio. Nel caso vi incontrate del, dei, delle sacche di materiale conciate in questa maniera, mh, calma, al momento ragioniamo, chiamate e, e, e si, si cerca di fare una, una specie di, di, di catena di, di pulitura perché appunto per esempio la digitalizzazione diventa un, un problema in questo caso. Eh, come vi dicevo, le lacune, lo specchio d'argento non gli facciamo fare niente. Questa invece, questa, questa mascheratura della lastra che vedete qui è una innocua mascheratura in carta gommata nera. È il massimo che può fare un po' di polvere, eh, in genere è, è, è molto diffusa, e noi non la rimuoviamo mai assolutamente. Ecco, materiali che hanno scarto, adesione al supporto secondario possono essere eh, rifissati o può essere fissato un angolino. Però il fondamentale è fondamentale che voi riusciate a, a, a isolare il materiale soprattutto con le muffe, eh, il materiale con le sollevamenti di gelatina o il materiale negativo che inizia ad andare oltre. Passiamo velocemente sul discorso del, di come maneggiare i materiali fotografici. Esistono delle direttive delle CCD che trovate a questo indirizzo che vi descrivono esattamente come si, come si deve agire sul materiale quando lo si va a prendere per eh, consultarlo o eh, per, eh, per digitalizzarlo. Eh, basta un minimo di senso pratico, non si mangia, non si beve, non si fuma vicino al materiale fotografico, specialmente al ditrato, eh, non si, eh, si usano i guanti, se si riesce si porta il materiale eh, sopra un cartone senza toccarlo direttamente, eh, sempre pronti a spolverare qualsiasi cosa, questo è molto importante, il discorso della spolveratura, specialmente se decidete di iniziare a fare anche campagne di digitalizzazione, che in genere è comodo questo flusso di lavoro, no? eh, inventariazione, pulitura, una piccola scheda, digitalizzare, buste scatola, ananna. Guardate ovviamente adesso c'è anche la mascherina in più, parliamo di materiali di conservazione, che non sono, aiuto, eh, i materiali per conservazione, toglietevi dalla testa il materiale acid free che non vuole dire niente, ormai acid free è la qualunque, eh, qualunque cosa è acid free, um, quello che ci interessa con i materiali fotografici è il materiale certificato PAT. È una norma ISO 18916. Ehm, ed è praticamente un test che mette a contatto, in un'atmosfera modificata per lungo tempo, alta temperatura e umidità, eh, una lamina d'argento con il materiale della nostra busta. Se la lamina d'argento viene macchiata in qualche maniera, la busta non supera il pat. Se la lamina d'argento passa indenne a questo procedimento di invecchiamento eh, accelerato, artificiale, mh, il, um, la, la carta o la busta è, ha superato il pat, per cui si può vantare di questa medaglia. Allora, eh, poi c'è un altro discorso da, da fare, quello che riguarda la riserva alcalina. Allora, le buste per i materiali conservati eh, possono essere in carta o in, eh, in plastica. Quando abbiamo, utilizziamo i, le, le buste in carta, che possono essere sia delle buste eh, vere e proprie, chiuse su tre lati, che delle semplici carpette, dei, dei fogli piegati a metà, mh, io consiglio sempre di utilizzare delle eh, carte certificate PAT, ma con riserva alcalina. Questo perché la riserva alcalina mh, ci dà un po' di vantaggio sul tempo, perché con il tempo la carta tende a inacidire. Per cui se noi partiamo da una carta con un pH neutro a 7, nel giro di una decina di anni questo pH si è già calato un po'. Se partiamo con un pH un pochino più alto, la maggior parte dei materiali fotografici non sono infastiditi da questa cosa e noi abbiamo un po' più di tempo. Perché ricordatevi sempre che solo i diamanti sono per sempre: le buste, dopo un tanti di anni, i materiali conservativi andrebbero cambiati. Ovviamente, eh, non ci facciamo la testa perché. Eh, L'importante è dare al materiale una sistemazione dignitosa e pulita. Eh, ovviamente prima di imbustare il materiale, buona norma, spolverarlo. Eh, usate per spolverare sia dei pennelli da trucco, dei, dei pennelli più morbidi che trovate. Eh, state solo attenti che non ci siano, del, se sono dei positivi, eh, delle etichette, qualcosa che viene via. Eh, potete utilizzare per i negativi eh, anche le, queste bellissime spazzole antistatiche che noi usiamo per quando facciamo le digitalizzazioni, poi, eh, i panni antistatici. Ehm, interfogliazione, allora, diamo un pochino di, di materiali che possiamo usare per la conservazione. Per i formati grandi è utile e comodo usare dei fogli di carta tagliati a misura per interfogliare e separare una immagine dall'altra. Usiamo l'interfogliazione noi spesso anche quando abbiamo tante copie della stessa immagine. Ci, è capitato, ci capita ogni tanto che, che ne so, in qualche archivio ci sono fotografie stampate in 20 copie. Non le teniamo tutte insieme, magari le copie le teniamo, teniamo la migliore, eh, da una parte, le copie, da un'altra, interfogliate per abbassare i costi delle, delle, della conservazione. Mm, le camicie o carpette, semplici fogli piegati a metà, possono essere molto comodi, soprattutto quando il materiale è molto grande, molto delicato. È bene che la busta si apra tutta per non sfregare da nessuna parte. Eh, se abbiamo dei gruppetti di materiali, da adesso, forse a voi non capite, però perché no? Per esempio se dovete archiviare delle foto che sono arrivate per un concorso e le volete tenere insieme, carpetta o una scatola sola. La carpetta è utilizzatissima negli archivi di storia dell'arte per dividere un autore da un altro, un contenitore come si chiama, per cui una chiesa, una basilica dall'altro. Per le lastre in vetro, eh, noi, io ho sempre detto che eh, per le lastre in vetro c'è solo una busta, la busta a quattro falde. Adesso in realtà, invecchiando, mi sono un po' eh, ammorbidita, nel senso che mi rendo conto che grandi archivi possono mal sopportare il costo della busta a quattro falde, che è una busta che ha un grosso sviluppo per cui... Un, un, costo di carta abbastanza elevato per cui spesso consiglio anche altre tipologie di buste come le buste chiuse su tre lati eh, però ecco per materiali particolarmente pregiati particolarmente antichi eh, io consiglio su, su, su vetro la busta quattro falde se no vi dicevo ultimamente utilizzo anche queste buste qui e buste chiuse su tre lati, sia per le lastre che per i positivi e negativi. I passepartout, mi raccomando, quando partecipate a mostre, eh, ospitate mostre, il passepartout deve essere sempre fatto da un fondo e una finestra, eh, attaccate con una. Eh, con una, eh, e il la finestra passepartout serve soprattutto per separare il vetro dall'originale. Ehm, esistono buste speciali, per esempio, per le albumine. Eh, spesso le, le, le stampe d'albumina se non sono montate su supporto tendono a diventare a sigaretta. Questo tipo di busta che è fatta fuori di poliestere e sotto di cartone aiutano molto a tenere l'albumina piatta e a vederla a toccare. Questa in realtà ogni, ogni tanto la consiglio anche a um, questo tipo di busta a chi va alle letture portfolio, onde evitare che si smanazzino troppo le immagini. Il fatto che il poliestere sia parte. Perfettamente trasparente e aiuta, aiuta molto. Sotto c'è il cartoncino per cui eh, si, ci si mette a riparo appunto dalle unghiature che sono veramente poco recuperabili. Eh, Questa è una busta che utilizziamo per i daguerotipi, per tutte le immagini a base di metallo, per cui ferrotipo dagherotipi, oppure anche ambrotipi che abbiano delle cornici con del metallo. È fatto di un. un Materiale tecnico che si chiama Corrosion Intercept è, è rame misto a, del, a una materia plastica e tende a da farsi carico di tutti gli agenti che aggredirebbero il metallo del, del vostro originale. È una specie di capo espiatorio. Hanno degli indicatori di di esaurimento che diventano eh, neri con il tempo, per cui quando da color rame la busta eh, diventa nera, è tempo di cambiarla. Questi sono gli astucci che facciamo per i daguerreotipi, con anche qui il corrosion intercept come capo respiratorio. Eh, Torniamo agli archivi. Allora, eh, se, ehm, se voi il materiale che archiviate, che mettete da parte, che avete già pulito, digitalizzato, e eh, l'avete digitalizzato, per cui avete poco eh, accesso e eh, consultazione, la carta è un ottimo sistema conservativo. Se però amate guardarvi il materiale, o amate farlo vedere o dovete ancora digitalizzarlo, dovete ancora catalogarlo. Il mio consiglio è sinceramente eh, dedicare, utilizzare i sistemi a busta, eh, pagina, multitasca e raccoglitore ad anelli. Il raccoglitore ad anelli che specifico subito è una scatola ad anelli che va orizzontale, non verticale come il raccoglitore d'ufficio, perché il raccoglitore è verticale per fa eh, in modo che le pagine con il peso si accascino e spesso la, la fila più bassa ha dei danni per cui sempre mi raccomando eh, le scatole in orizzontale eh, per mm, il il, questo sistema funziona molto anche per, per i positivi quando abbiamo delle raccolte di positivi di diversi formati perché abbiamo sia le pagine per il che ne so, 6x9, che quelle per il 13x18, che la pagina intera che era fino al 24x30 va tutto nella stessa scatola e noi possiamo sfogliare tutto nello stesso posto. Insomma. Ehm, le buste in plastica tendenzialmente eh, sono di tre tipologie, polietilene, polipropilene e poliestere. Il discorso delle, di, allora, a livello di qualità di conservazione sono tutte lì, e, diciamo che il polietilene è un pochino più sottilino, un pochino più meno, meno prestante, il polipropilene in genere è più sostenuto eh, e il poliestere è ottimo, bellissimo. Ma è elettrostatico e caro, caro, caro. Aiutami a dire: caro eh, In più, più c'è quest'altro piccolo problema. Uno dei più famosi produttori, uno dei più grossi è la Secol. O eh, anche CXD International, e eh, eh, sono inglesi. Per cui adesso con Brexit, gli ultimi acquisti che abbiamo fatto, abbiamo visto che dal costo che vedi sul sito, eh, il, il prezzo della busta eh, diventa tipo il 50% più caro tra la spedizione e, e dazio. Per cui eh, il, eh, sinceramente noi il poliestere lo eh, forniamo solo su. perché la mia ditta. Ha, ha, forse non ve l'ho detto. forse l'avete capito da voi. La mia ditta vende anche materiali conservativi: nel senso che eh, ci chiamiamo la fototeca perché eh, lo spirito era quello di dare agli archivi fotografici, a chi conserva fotografie, il numero più. cioè i, i servizi che servono per. per per una fototeca, da, dalla conservazione alla digitalizzazione ai materiali conservativi. Mm, vi dicevo, il poliestere non lo prendiamo solo su ordinazione perché è molto caro. Eh, in realtà il polipropilene per quello lo utilizziamo da sempre e ci troviamo molto bene eh, con questi sistemi di, di conservazione. Um, con la, con la scatola d'anelli, questa è la nostra telata, poi abbiamo anche di scatola in cartone normale. Eh, per i positivi, eh, il, la scatola multitask, eh, la, la, la pagina multitask, dà la possibilità, per esempio, per un formato che può essere 10-15, di avere una capienza di 8 pezzi, nel caso il verso non venga consultato, perché la pagina. ha eh, nella pagina potete mettere schiena sconto schiena, sono separate da una lamina di plastica perché c'è un foglio in mezzo, eh, per cui potete avere una capienza di otto pezzi. Eh, li conoscerete anche voi, ci sono queste pagine porta negativi, ecco, sono in, ancora in, in vendita le pagine in pergamino. Io sinceramente ve le sconsiglio con tutto il cuore. Eh, non costano tantissimo di meno di quelle in polipropilene, per, per darvi un'idea, penso 25 foglie in polipropilene costano 15 euro, no. non so quanto costano in pergamino, però il pergamino poi per il 35 soprattutto ha ah, il problema che delle volte si tagliava, io lo odiavo anche quando facevo le mie, ehm, sì. Ci sono dei materiali particolari che hanno, che hanno bisogno di buste particolari, cercando un po' trovate qualsiasi cosa. Se avete delle collezioni di carte visite, che è un questo formato fotografico storico molto molto diffuso, eh, molto amato e anche molto interessante per quello che è la storia locale della fotografia, dai marchi che troviamo dietro la carte visite possiamo scoprire un sacco di cose sui nuovi fotografi delle nostre zone. Ehm, Guardate in giro, è bene avere per questo tipo di materiale delle, delle bustine a misura. Ehm, va bene, per cui polipropilene, e, tendenzialmente polipropilene e poliestere, per tutto quello che è di plastica. Eh, le scatole, tenete, se avete lastre da, da sistemare, tenete sempre presente la questione peso. Peso della lastra e peso psicologico della scatola di lastre. Che non è una cosa stupida, perché vi posso assicurare che avendo maneggiato tonnellate e tonnellate di lastre, Una, 10 kg di lastre non sono 10 kg normali, eh, sono, forse come i bambini, no? eh, cioè, li, li deve maneggiare con cura, per cui sembra che pesino tantissimo. Eh, io spesso mi sono trovata in archivi a spostare delle scatole di lastre, ma non è possibile che cioè, 20 kg di lastre. Eh, Niente, per cui teniamo presente le cose dimensionate. La nostra ditta fa sia scatole vestite in tela che scatole in cartone argomentante, queste le distribuiamo. Sono generalmente per i formati tipo fino al 10-15 eh, la capienza è di 100 pezzi, ci eh, sono anche scatole verticali. Le scatole d'anelli, quelle che vi dicevo prima, per i positivi, secondo me, sono una grande, una grande risorsa perché vi permettono di avere materiale in ordine, perché gli anelli ve li tengono in ordine, di riuscire a sfogliarlo, eh, avere più formati dello stesso, nella stessa pagina, nella stessa scatola, perché appunto vi dicevo qui potete tenere materiale che va da, che ne so, dal 5x5 che è al, al 24x30 eh, poi vabbè ci sono scatole eh, di questo tipo automontanti fino a formato 50-70 eh, se avete poco materiale eh, ancora le scatole 50-70 sono vantaggiose rispetto all'acquisto della cassettiera. Eh, poi bisogna capire dove metterle però se possiamo uscire insomma eh, ecco questa cosa qui era quella che <ride> Da, da Brava Carogna, alla fine del gruppo, del, del, del discorso sui materiali conservativi vi ho ricicciato una foto di, di una busta in pergamino, di una di una di una, vedete cosa è successo in questo caso? Cioè, la busta non ha protetto assolutamente la, la lastra. E, oltre a avere appunto mh, come dire, riportato la iscrizione, vedete qua? Qui vedete la macchia più blu specchio d'argento dato da questa parte dove c'è la colla. E questi invece, queste onde, sono quelli che noi chiamiamo fantasmi di pergamino e sono dati dal fatto che il, il pergamino con il, gli sbalzi di temperatura eh, si increspa, e dove è increspato in, verso l'alto entra l'umidità e va ad alterare l'emulsione. Lo no, odio. Ecco uh, questo qui poi è il massimo. Beh, è sfocata, eh? però insomma rende. Delle volte vi posso giurare che arriviamo in situazioni in cui riuscire a fare una foto decente eh, è una sfida. Eh, nel nostro archivio vi ho detto che è molto importante tenere il materiale al riparo dagli sbalzi di, un, di umidità e temperatura e questo se non lo riusciamo a fare con una climatizzazione di qualche genere possiamo provare a farlo con l'effetto matriosca. Cioè avendo tra il nostro originale e l'ambiente esterno quanti più eh, blocchi di aria possibile, l'aria è il migliore isolante in assoluto. Per cui la fotografia nella busta, la busta nella scatola, la scatola nell'armadio, l'armadio nella stanza, la stanza nell'edificio e l'edificio nella città. Per cui ehm, a volte io eh, per chi mi è un po' angosciato, ogni tanto mi arriva qualche... Nei di qualche collezionista di che dice: Ma posso tenerli? Guarda, al massimo fai così: metterli in una scatola e poi in una scatola più grande, fai proprio l'effetto matriosca. E appunto, come vi eh, avevo già detto prima, il problema tenete sempre presente che il problema principale non è solo la temperatura, ma soprattutto l'umidità per il fatto appunto. Della gelatina uh, animale, che, eh, con, della quale sono costituite la maggior parte delle fotografie eh, con cui abbiamo a che fare. Eh, te, il calore in genere ci porta a dei danni che sono l'ingiallimento, l'essere molto fragile e eh, lo spazio. Pellicolarsi mentre l'umidità ci porta peggiori danni, le muffe, il whipping, il blocking, che è il, quando le lastre o i positivi si attaccano l'uno all'altro. Si attaccano perché? Perché con l'aumentare dell'umidità la gelatina si smolla, se la gelatina si smolla contro qualcos'altro quando, si, quando il, diventa più secco. Eh, Magari le fibre della carta della foto davanti si attaccano alla gelatina della, della foto dietro. Disastro. L'inquinamento invece dà dei problemi più eh, percepibili appunto con ingiallimento, lo sverdimento, e nel caso delle mh, stampe a getto d'inchiostro, anche con. Eh, delle sbavature del colore. Che cosa possiamo fare? Ecco, una cosa banalissima che possiamo fare è avere sotto mano un banalissimo eh, termoigrometro che ci faccia capire bene o male qual è la situazione dell'archivio. Se mh, abbiamo un archivio eh, più importante che vogliamo controllare con più accuratezza, possiamo fornirci di un datalogger. Data logger si riescono a trovare anche oggetti attorno ai 100 euro che si collegano al PC, ci danno dei tracciati del eh, dell'umidità e la temperatura nel nostro archivio, così da poter decidere consciamente. Perché le volte entri nei posti dicono: Ma mi sembra umido qua, ma, ma chissà, chissà. Ma. Basta che eh, ma una stupidaggine. Io, cioè, qui non, non è importante avere il decimo di grado, qui dobbiamo capire a spanne che cosa sta succedendo cioè ad esempio qua ci sono 45 gradi si sta da ad dire eh, però ci sono degli oggetti di questi un pochino più evoluti che possono essere impostati per cui ti mandano per esempio un allarme su con un'app, se la tempera, se l'umidità sale sopra i 70 che è un un momentino brutto per noi. Eh, noi curiamo con i monitoraggi del Museo del Cinema, seguiamo tutte le, le sonde dell'Iren e, del, e di Tesco che sono lì a monitorare tutte le, le teche, e, e, e la, la cosa è veramente complicata. Secondo me, eh, per i musei più piccoli, per le istituzioni più piccole, per i piccoli archivi, per le persone fisiche che hanno il loro archivio di fotografie e vogliono sapere cosa succede un banalissimo termogrometro, ogni tanto ci diamo un'occhiata e vediamo cosa succede. Tenendo presente che cosa? Tenendo presente le brutte notizie. Le brutte notizie sono queste, che eh, se eh, con il tempo cambiano le cose, nel, ritorno come al solito tanti anni, agli anni 90 in cui si diceva che il materiale doveva stare ai 20 ⁇ gradi, 18 ⁇ 20 ⁇ gradi, 40-50% di umidità relativa, adesso eh, non, è più così, non è più così, perché per, la, per i positivi questi sono i parametri di riferimento per la lunga conservazione dei materiali positivi, per cui vedete qua eh, fotografie tradizionali e fotografie digitali, in bianco e nero o a colori, vediamo che iniziamo ad andare a ragionare da una temperatura di 4 4°C, Qui eh, la cosa è un po' grave nel senso che ci, ehm, 4 gradi è un frigorifero. Eh, inizia a essere buona, molto buona a 0 gradi. Ultimamente io sto seguendo degli archivi che eh, hanno messo materiali in frigorifero e hanno problemi di frigorifero. Eh, succede questo, succede, ed è una cosa nota perché anche sul sito dell'ICCD, dell'Istituto Centrale per il Catalogo della Documentazione, eh, esistono degli, mh, dei documenti in proposito. Succede questo, che se dove abbiamo neg archivi negativi in accettato, le esalazioni della decomposizione dei supporti in accettato, Possono danneggiare il motore, i componenti interni del climatizzatore. Per cui eh, dopo questa prima cosa che è successo sull'ICCD, a noi è successa altre due volte, con altri due archivi recentemente, eravamo al telefono con un produttore di frigoriferi perché eh, due, due frigoriferi hanno avuto dei default per via dell'acetato il problema abbiamo capito che è il tipo di temperatura. Allora, la decomposizione di questi tipi di plastica, cioè del nitrato e dell'acetato, praticamente se la temperatura del frigorifero è, a è positiva attorno ai 12-15 gradi, non si, è, non si ferma, si, si, si rallenta ma non si ferma. Per riuscire a, ad avere una buona conservazione, dobbiamo scendere ancora per cui scendere ai 4 o meglio gli 0 gradi. Questo cosa implica però? Implica che quando avremo bisogno di consultare quei materiali o di stamparli, dobbiamo prendere delle precauzioni perché il materiale non può uscire da 0 gradi e arrivare a temperatura ambiente. Adesso voi potrete pensare che questo non è un vostro problema, però se avete negativi eh, all'acetato o, o negativi colore, eh, è una cosa che dovrete, Pensare, possa anche toccare di considerare l'abbassamento la, la, della temperatura del, del materiale. Io mh, non so come, andrei, come andrà avanti questo discorso nel tempo, però quello che so è che sempre più spesso quando vado a vedere i materiali negativi trovo dei problemi di materiali che non sono più utilizzabili perché sono decaduti ehm, ecco come vedete cioè bene o male dai 4 gradi in su possiamo cioè l'indicazione è quella ahimè. 4 gradi e, e quel che è peggio con una umidità relativa tra i 30 e 40 45 però in generale come vostro faro nella notte più è freddo una, con un'unità relativa calmierata tra il 30 e il 50%, eh, meglio starà il materiale. Teniamo anche presente questa cosa, che succedono le sfortune come questa, che è stata una, ha preso fuoco un computer in una biblioteca e sono arrivati i pompieri. Però, per esempio, per queste simpatiche negativi al nitrato era troppo tardi. Ovviamente, San Dio, le cose che se ne sono cavate meglio sono state le lastre in vetro. Um. Adesso, tanto voi avrete questi, questo PowerPoint. Se volete, se vi interessa, ci sono dei piani di emergenza su come eh, strutturare le emergenze. Eh, nel caso, dobbiate gestire appunto quel, un archivio fotografico o anche il vostro materiale. Eh, vi ricordate tutte le recente alluvione a Livorno con i problemi del fotografo, che era fuori Italia tra l'altro? Eh, una cosa molto comoda, molto stupida, che, quelle cose banali. Che... Cioè, esistono delle stupidaggini che sono degli allarmi, inondazioni, fatti perché la vostra lavatrice non perda da quelli del piano di sotto. Nulla vi vieta di utilizzarli in archivio. Se avete un archivio vicino a un bagno, se avete una situazione in cui non siete sicuri, ci sono queste stupidaggini eh, che con 9 euro perlomeno strillano come delle sirene se arriva dall'acqua e voi ve ne accorgete. Altra indicazione, eh, se il vostro archivio barra eh, il vostro studio eh, è assicurato ed è assicurato anche contro le, le inondazioni, contro i problemi dati dall'acqua, controllate bene se avete una minima distanza da terra eh, a cui mettere i materiali. Perché spesso esiste. Sapete, le eh, assicurazioni sono fatte per non pagarvi mai. Però eh, se avete una struttura che è assicurata anche quando queste cose controllate o chiedete all'assicuratore se esiste una distanza minima da terra a cui porre il materiale allora altro discorso le mostre eh, allora si mostra è fondamentale per la fotografia mostrarsi è fatta apposta per cui non diciamo mai di eh, non mostrare fotografie tranne che in alcuni casi con molte precauzioni se eh, Avete materiale che avete in prestito mi ehm, o che date in prestito, ehm, magari chiedete se esiste un controllo del, dei raggi UV. Perché è molto importante che il materiale venga esposto eh, non, con eh, un'illuminazione non superiore ai 50 lux. Adesso con le nuove luci LED, eh, questa è una cosa molto facilmente raggiungibile, eh, ha cambiato abbastanza, penso, il mondo dell'illuminazione delle mostre fotografiche. Ci sono materiali particolarmente sensibili, tra questi ci saranno anche le stampe a getto di inchiostro, eh, Vi lascio queste, queste caratteristiche di illuminazione, di quanto il materiale può andare in mostra, per quanto si può riposare. Eh, una cosa su cui vi prego, vi prego sempre di essere molto chiari nell'organizzare mostre eh, è di dire se, quando il materiale è una riproduzione, eh, quando il materiale non è originale e ehm, se avete del materiale delicato che illuminate poco perché deve essere illuminato poco, spiegatelo alle persone perché invece di lamentarsi che c'è poca luce diranno ah però quella è una foto molto preziosa mi raccomando ecco, è una cosa a cui tengo molto perché non c'è cosa peggiore a di andare a vedere una mostra a cui tieni molto e puoi scoprire che sono tutte delle stampe digitali dello stesso formato fatte due giorni fa e seconda cosa che è la seconda cosa appunto di, di, di eh, di sentire questi che dicono: Eh, non si vede niente, non si vede niente, non si vede niente, ci sarà il suo perché. Se il suo perché è spiegato all'inizio dell'esposizione dell molto meglio. Eh, se vi, vi capita di prestare materiale o di avere materiale, saprete che avete a che fare con dei condition report. Eh, mi raccomando, cercate di documentare fotograficamente il più possibile lo stato dell'opera, eh, indicando bene dove sono tutte le pieghette, dove sono tutte le, le unghiature, le cose, in modo di non avere rogne al rientro. Oh, scusatemi però, devo parlare anche un secondo della digitalizzazione. Che come vi avevo detto è importantissima per gli album, perché gli album sono fatti per raccontare delle cose e devono continuare a raccontarle. Magari non più nella loro forma di, di oggetti, tridimensionali, cioè però eh, la digitalizzazione è fondamentale. Ecco, vedete qui un esempio classico. Abbiamo fotografato prima le pagine e poi le singole fotografie per la catalogazione. Eh, altro discorso, ecco qua. Quando vi parlavo della sindrome dell'aceto, eh, per darvi un riferimento visuale, una delle classiche problematiche è lo sviluppo di macchie azzurre. È lanti eh, che, eh, dopo essere stato lavato via nel lavaggio precedente al, allo sviluppo, eh, con l'alterazione del supporto via, viene fuori. Per cui è una delle classiche. Eh, eh, campanelli d'allarme, red flag, e eh, eh, se il negativo ha, inizia a avere delle, delle macchie blu. In questo caso, questo è un altro problema: che una, un, sul ripristino del colore eh, e su quanto sia importante, comunque, riuscire eh, a, a documentare sia lo stato attuale dell'immagine. Questo è un ripristino del colore fatto banalmente con il click sul, 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 sullo scanner, eh, sul software dello scanner. Poi ovviamente ci sono delle metodologie molto più evolute che però necessitano di molto più tempo eh, per la messa a punto. E partono tutte da una bella calibrazione delle, delle nostre scanner, monitor e macchina fotografica. Eh, banalissima cosa, se pensate di scansionare il materiale fatelo sulle porte veloci. Già, eh, ecco esatto. Un'altra cosa, magari vi può essere utile, ma magari lo sapete meglio di me. Quando vi capita questo, a noi capita spesso, capita tipo due volte l'anno, perché lavorando molto con le lastre in vetro, eh, le maledette a volte perdono delle piccole particelle di vetro e quando metti sulla lastra si. Scraccia tutto il vetro dello scanner. Questa parte si sostituisce, questo vetro esiste come ricambio. Se non volete, utilizzare, in realtà potete togliere questo vetro, eh, smontandolo a quattro, a quattro viti, scaldate, questa, eh, lo girate dall'altra parte vedrete dello scotch di adesivo molto forte che non, non riuscirete a togliere via con, con, con le lame dovete scaldarlo con un phone e potete sostituire il vetro questo è un piccolo trucchetto che, che a noi è, è cioè, per noi è vitale perché se no delle volte abbiamo dovuto aspettare dei due mesi per avere il ricambio del vetro dello scanner ehm, questa quella Spazzolina antistatica molto molto comoda per i negativi, perché con una passata sola vi fa due, due passaggi. Questa è fatta per il 18-24. Eh, a volte ci capita di fare campagne di, di riproduzione bizzarre, come quelle sulle dispositive didattiche. In questo caso dobbiamo fotografare sia l'immagine per trasparenza che l'etichetta, per cui dobbiamo per forza lavorare con un poi in trasferta peraltro, con il piano retroilluminato e la macchina fotografica. Eh, ultimamente stiamo mettendo a punto con un tirocinante del, del, della Cineteca de, del Comune di Bologna eh, una, una, una sorta di, di procedura per l'acquisizione dei materiali eh, negativi tramite fotocamera, cosa che eh, io amo molto le campagne di provinatura digitale perché ci riescono a istituire con eh, poca spesa, con minore spesa una grande massa di materiali. Ad esempio, questa è una, una pagina di eh, un album Ranfagni di Prato, l'archivio fotografico per cui abbiamo praticamente ripreso con la, con la 850, per cui con la full frame, la pagina. Eh, il singolo fotogramma ingrandito è leggibile così. Io direi che possiamo stare contenti, nel senso che non ci serve niente, non, non, non lo vogliamo pubblicare, vogliamo solo vedere cosa c'è dentro questi negativi per poi magari dire che eh, andiamo a eh, digitalizzarne tre invece che 36. Eh, con il 6x6 la, la, la festa è ancora meglio perché l'acquisizione è fatta così al volo, perché così le ho fatte per, per un corso che ho fatto qualche giorno, qualche settimana fa. La singolo, il singolo fotogramma è 1300x1300 pixel che non è niente male. Eh, questo ci può essere utile quando abbiamo dei grandi eh, archivi di fotografi. Che hanno fatto un po' di tutto, magari di questo, questo, questo è, un, è un evento interessante, però può non essere economico scansionare tutto. Facendo così eh, abbiamo queste provinature digitali che sono fondamentali, sono, a mio parere, una buonissima idee. L'altra metodologia, appunto, se, no è, se non vogliamo scansionare, utilizzare la ripresa fotografica, sia con le attrezzature Nikon, questi riproduttori, che con... Adesso noi abbiamo appena acquistato per testarlo questo prodotto Valoi, che appunto è quello di cui vi dicevo prima, eh, questo è un meccanismo di trascinamento, e eh, si possono trascinare i eh, rullini per, per fotografarli uno per uno da stativo. Eh, Un'ultima cosa a cui tengo, allora vabbè, se vi interessa avere un'idea di quanto possa essere il valore patrimoniale del vostro archivio, c'è questo sito che vi dà una bella infarinatura. In realtà sappiamo benissimo che a seconda della, eh, della personalità del fotografo, del, dei materiali contenuti eh, e dell'importanza locale, ci sono. Tante variabili per cui di, di volta in volta eh, la valutazione dei materiali è da farsi molto puntualmente in una maniera meno strutturata però eh, tenete sempre presente che io credo che la rete dia grandi possibilità anche per il raccolto dei fondi eh, io sono sempre stata molto a eh, come dire ammirata dalla raccolta del carbone del dell'archivio Carbone che ha fatto questo grande crowdfunding eh, i progetti devono essere però molto credibili tenete sempre pronto nel cassetto un progetto perché non sapete mai che cosa succede e succede sempre che eh, vi dicono alle 5 e mezza del pomeriggio che la mattina dopo a mezzogiorno scade una Uh, un bando per, la, per, per, per un finanziamento se voi avete qualcosa già di pronto e scalabile af, lo piazzate eh, questa è una cosa che in genere consiglio sempre cose con gli archivisti perché mh, tutti hanno un, un pezzo dell'archivio che sono più affezionati che vorrebbero eh, sistemare per primo e che, che pensano possa avere delle potenzialità e, mh, Insomma, sognare non costa niente, però magari può dare qualche soddisfazione nel futuro. Eh, due, vi, due, sono due siti che vi possono interessare. Questo sito è un sito classico di una persona che da tutta la vita studia la conservazione dei materiali, soprattutto il colore. Ha eh, un sito americano, lui adesso si occupa di certificazione di stampanti e di inchiostri, però ha il materiale a disposizione. Mh, Gratuitamente eh, lo si può consultare. Il DP3 che vi avevo già fatto vedere prima, è il mio sito è fototeca.it. Eh, se vi interessa la storia della fotografia, forse conoscerete già su Facebook eh, questi due gruppi: la storia della fotografia dal, dal 1800 al 1939 e quello fotografia e ovviamente il lodevolissimo censimento della cota fotografiche e niente per qualsiasi domanda dubbio perplessità i miei contatti sono questi bene grazie mille andare, eh? Elvira sei riuscita a tenerci attaccati al monitor per molto più del tempo che di solito dedichiamo in queste videoconferenze. E io direi a questo punto eh, ho visto che ci sono delle domande. Vado da sotto. Allora, le, per i materiali di conservazione sul mio sito trovate delle indicazioni, eh, ma ci sono anche altri produttori. Io però metto i prezzi, perché mh, odio quando non so i prezzi, per cui eh, lo trovate www.fototeca.it ci sono un po' di indicazioni di, su, varie sulla conservazione dei materiali c'è anche una parte shop e se avete bisogno di materiale però mandatemi prima una mail perché così riesco a, a, a capire meglio cosa vi serve la luce dello scanner non danneggia i positivi e i negativi è molto peggio mettere il materiale sotto le vecchie luci a 45 gradi, da 800 w di qua e di là no, la, la, la lampada è a luce fredda e passa millime, un po' alla volta sull'immagine non dà nessun tipo di problema. Ehm, nel lavaggio finale solfato di sodio? No, 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 no. no, 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 Nel no. la lavaggio finale acqua, 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 acqua. Prima acqua corrente, poi magari dell'acqua de deionizzata per, per evitare le macchie di calcare. Se la vostra acqua calcare, i contenitori sono i classici cioè, raccoglitori della Patterson? Quali, quali? Oddio, mi sono persa. Allora, per eh, Safety Film, un posto più. Dunque, i contenitori eh, medio formato su Safety Film in un posto non idoneo, è eh, un garage. Che tipo di contenitore posso usare senza svenarmi? Ok, senza, dipende quanti ne hai, nel senso che normalmente il mio consiglio è sempre utilizzare appunto le pagine multitask. Eh, il costo, come ti dicevo. 25 fogli, stanno sui 15 euro i vati, eh, forse comprandone un po' di più spendi un po' di meno. Eh, la cosa fondamentale, ecco, per esempio, non utilizzerei, eh, non utilizzerei le, i raccoglitori, quelli in polipropilene, perché eh, utilizzerei il cartone o il cartone se siete chic, il cartone rivestito in tela perché è fa è più da, da isolante, da, 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 di... magari. Quello! Esatto, da isolante nei confronti del, dell'ambiente esterno. E la plastica ha meno effetto tampone, diciamo così. Eh, e, nel, e, e poi se il garage è un garage eh, si può utilizzare un armadio magari pensando di foderarlo in polistirolo eh, e tenendo sotto controllo l'umidità eh, l'umidità la possiamo tenere sotto controllo con quei, mh, intanto con un cosino di questi qua di cui vado molto ghiotta eh, e poi per vedere un po' cosa succede e poi si può utilizzare sia della silica gel eh, oppure anche dell'artsorb che è un altro materiale un po' più tecnico. però lì bisogna vedere quant'è l'umidità perché magari potrebbe non essere così umido. E in ogni caso, magari eh, se sono tanti, eh, coinventare bene il contenitore tipo armadio. Se sono pochi, si può anche pensare al discorso matriostra, la scatola nella scatola, le scatole nella scatola. Eh, tenete presente che una, in genere una scatola raccoglie un centinaio di, di buste di negativi più o meno c'è una domanda che dice um, cosa ne pensi della conservazione in cornice la conservazione in cornice delle, delle stampe ma va benissimo, diventa un problema dopo quando eh, la conservazione in cornice. Dunque, eh, se uno non ha dei problemi di spazio è un'ottima cosa, nel senso che se il materiale è eh, montato in passepartout, eh, con un distanziatore, sigillata la cornice, addirittura ci sono delle cornici a, a tenuta stagna, eh, que, per esempio, con il, eh, con, che utilizzano anche l'artsorb per stabilizzare la, L'umidità all'interno della cornice, cose molto raffinate. Il problema qual è? Il problema è quando eh, si iniziano a accumulare mostre e mostre e mostre e mostre con tutto il materiale incorniciato. Dopo dove cavolo te li metti? Eh, infatti, avevo fatto una consulenza al Seafest di Savignano su Rubicone perché stanno progettando una nuova sede per la fototeca, eh, ma il problema lì è esattamente quello. Loro sono un festival in espansione, non sono un archivio finito. Cioè loro tutti gli anni organizzano il festival e arrivano i materiali e, e vengono lasciati lì. Per cui, e adesso la fotografia lo sapete benissimo, è super tridimensionale. Per cui prende un sacco di spazio. Allora, nel loro caso, che sono un archivio... Che, di io gli ho detto, guardate, l'unica cosa, secondo me, dei, sono dei compatti, degli armadi compattatori. Perché il problema delle cornici è quello essenzialmente: il peso e l'ingombro. Mm -hmm. Però, per, eh, per molti materiali, è imprescindibile l'incorniciatura con vetro conservativo. E tra l'altro, li, li conoscete benissimo, questi nuovi vetri, vetri trasparenti invisibili sono strepitosi, sono bellissimi, costosissimi, però sono bellissimi. Oh, poi c'è una domanda, eh. c'è modo di rimuovere lo specchio d'argento in scansione? <ride> ah nella scansione ah, eh, vi dicevo molto spesso succede perché entra della luce da qualche parte per il fatto che l'immagine non è piana per cui se è un'immagine su, su, senza supporto secondario una stampa la gelatina un po' incurvata magari mettendoci, mettendo solo lo scanner sulla parte superiore un po' più spesso per farlo stare su se no dopo bisogna giocare con eh, il controllo colore togliendo il blu e facendo un po' di Ballottini, come Co si di dice? Fotoritocco, col fotoritocco. È un po' di foto, sì, mm -hmm. e in alcuni casi è molto, molto invasivo. Barbara, allora, ehm, no, grazie. Ho apprezzato che qualcuno abbia scritto. Brava e simpatica perché ero contenta di aver presentato il Vira. Perché trovo che la, e sia anche la sua simpatia che permette di tenere 50 persone incollate per due ore la sera dopo cena, quindi ottimo, sono molto contenta. Um, senti, io non so se tu l'hai detto, perché non, non, non sono sempre stata presente, però mi raccomanderei con tutti quando scrivete le cose sulle buste di non scrivere con le foto dentro, perché sennò no uh, non so se l'hai detto, detto, perché, eh, perché poi le troviamo sempre, le troviamo sempre le scritte impressionate sul, sulle foto. E l'altra cosa che ho notato, so che l'hai detta, è che c'è stato un cambiamento notevole dello stato di salute delle fotografie da quando usiamo le mascherine per lavorare. Perché comunque c'è niente da fare, ma l'alito incide. E, e cos'altro? Vabbè, bene, no, poi erano veramente delle, delle fisime da... Da fanatici quindi vai, vabbè, poi le condividiamo un'altra volta adesso è tardi, grazie, grazie, grazie Elvira, grazie Claudio, uh, grazie grazie, grazie invece, soprattutto, naturalmente, ad Elvira, che è, diciamo la nostra ospite della serata, eh, che ci ha fatto una carrellata rapidissima, anche se è durata un pelino più di due ore, su questo argomento. In realtà i corsi. Eh, sulla conservazione e restauro sono corsi che durano eh, diversi giorni e che eh, a volte non hanno fine sì, perché eh, gli argomenti sono talmente complessi e soprattutto anche scientificamente complicati eh, che, insomma, che non sono comunque alla portata. Dei, di noi appassionati. Quello che ha detto Elvira questa sera credo che sia estremamente utile per darci, appunto, eh, queste basi di, per il trattamento e, e la conservazione. E quindi da questo eh, potremo andare avanti. Non è detto che in un secondo tempo, eh, all'interno del progetto PAC, non ci sia poi, eh, uso questa parola, un'offerta di un corso specifico. Uh, non solo sulla conservazione ma su tutta la, la, diciamo, la trafila uh, per il mantenimento, il buon mantenimento di un archivio. Ma questo è un argomento che poi affronteremo quando avremo finito uh, diciamo, di uh, dire tutte le cose diciamo, in modo uh, semplice e comprensibile. Il prossimo appuntamento eh, non è ancora stato calendarizzato, ma molto probabilmente eh, sarà a settembre. Eh, questo perché anche come FIAF abbiamo visto che eh, man mano che ci avviciniamo alla bella stagione, le videoconferenze serali eh, sono sempre più, eh, diciamo, diciamolo pure, meno frequentate. E... Penso che passeremo a settembre, probabilmente, con un, un incontro che parla delle problematiche eh, dei diritti d'autore eh, specifiche per quel che riguarda gli archivi e anche, naturalmente, più in generale per, di quello che riguarda questo quest argomento sulla, diciamo, su, sulla pubblicazione cioè messa in pubblico eh, delle, delle immagini fotografiche. Però, come dico, eh, ne parleremo probabilmente a settembre. Io vi ringrazio, ringrazio tutte le persone che sono presenti. Eh, io so che eh, sia Barbara che Elvira sono disponibili a rispondere alle domande di chi vorrà approfondire. Naturalmente Elvira ci ha detto che eh, l'attività che fa, quindi nel caso qualcuno avesse delle problematiche eh, serie eh, e mh, anche magari degli archivi che hanno eh, un valore eh, storico e anche, diciamolo pure, commerciale importante, eh, il fatto di rivolgersi a un'istituzione come la, la società di Elvira è sicuramente una garanzia che permette di conservare il materiale al meglio ecco. detto questo ancora grazie a tutti e cercheremo di mettere in rete o comunque il coso quello, quello che è stata la serata grazie